Oggi siamo al tempio di Karnimata. Karnimata è a Desnok, vicino a Pihamer, e chiamato anche il tempio dei topi. Tempio dei topi, nonché il tempio di Karnimata, proprio perché Karnimata, che era una persona, un indiano che ha fatto anche dei miracoli, ha visto morire il suo figlio affogato e ha chiesto la reincarnazione al dio della morte. Il dio della morte gli ha detto che non era possibile, allora è stata fatta un'eccezione purché tutti i suoi familiari venissero poi reincarnati in topi, e questo è il tempio di Karnimata dedicato ai topi. Qui ci sono circa 20.000 topi, qualche uno è anche morto. Noi bisogna entrare rigorosamente con i calzini. Questi sono i topi che abitano in questo posto. Tutti i devoti vengono a trovare, a venerare questo tempio, proprio perché credono che questi topi appartengano alla reincarnazione dei propri familiari. I topi passano da tutte le parti, in ogni angolo ci sono. Sarebbe da entrare anche in questo posto, ma io non c'entro perché c'è pieno, quindi niente. Naturalmente tutto ciò che ho ai piedi verrà buttato via all'istante con i guanti in lattice, però è un'esperienza da fare. Passano da tutte le parti. Tante persone su scarse, qui c'è anche bambini che giocano alle mattine, i topi. E i devoti vengono qui a venerarli. E a dargli da mangiare. C'è un mix d'odori che non vi sto a spiegare. Pihamer.
oggi si è fermato un cantiere di una ferrovia per fare le foto a questi qui. E praticamente si sono fermati tutti perché stavano costruendo binari e quando si è chiesto di fare le foto si sono fermati tutti a lavorare. Saluta, manda un bacio a casa. Dai, ti vergognare.